La provincia di Teramo ha chiuso con un avanzo per investimenti di 3 milioni e 100 mila euro e un accantonamento di oltre 1 milione il rendiconto di gestione del 2017, votato a maggioranza con l'astensione delle minoranze nel corso dell'ultimo consiglio provinciale. L'ente, recita una nota ufficiale, ha lavorato molto per recuperare fonti di finanziamento non ordinarie, visti i tagli dello Stato al quale vanno trasferiti i tradizionali tributi di competenza delle province, cioè IPT e RC Auto, e che ha ridotto al minimo le spese. Fra gli indicatori più significativi, continua ancora il comunicato, quello del costo del personale sceso al 24,2% della spesa corrente, nel 2014 era al 47%. Il commento del presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Al netto, diciamo, delle poste tra quello che dobbiamo dare e quello che poi ci riversano in alcuni settori, lo sbilancio è stato anche l'anno scorso negativo di circa 6 milioni. Nonostante questo c'è stato un buon avanzo, abbiamo messo tutte le poste in accantonamento, abbiamo delle somme da spendere per opere, interventi, e poi c'è un avanzo disponibile che possiamo tutto sommato utilizzare secondo delle nostre indicazioni, e questo appunto riguardato l'ulteriore somma per lo sfalcio erba, perché ne avevamo messo veramente poco, delle somme per la Gran Sasso della Mana, abbiamo delle somme per la cura del verde all'interno delle scuole superiori, abbiamo anche accantonato una somma che io spero possa essere utile per sanare la partita con il Braga. Il dato poi vero è che in questi anni noi abbiamo investito sia sulle strade e sulle scuole con fondi ovviamente straordinari, e oggi, al netto diciamo di quelli che possono essere i conti, noi abbiamo un bilancio in ordine e abbiamo, nonostante tutto, strade più sicure e anche istituti scolastici più sicuri. Come dicono molti, non si vede, naturalmente la messa in sicurezza non si vede, ma 50 milioni tra fondi alluvione e fondi sisma spesi sulle strade e sui ponti significa che in quei punti che erano crollati, franati o comunque pericolosi, oggi si può transitare tranquillamente, oggi si può andare a scuola tranquillamente.